da intendersi consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Con una circolare indirizzata ai prefetti, il Viminale prende posizione sulla possibilità per i bambini di uscire di casa in questa fase di emergenza. Una presa di posizione che risponde in parte al dibattito sollevato soprattutto negli ultimi giorni sulle necessità di dedicare specifiche attenzioni ai bambini costretti a casa da settimane, da più di un mese in Lombardia. La stessa circolare contiene una serie di chiarimenti sui divieti di assembramento e spostamento stabiliti dagli ultimi decreti per il contrasto al coronavirus. In questo senso si precisa anche che l'attività motoria è generalmente consentita ed è possibile camminare in prossimità della propria abitazione. Ancora una volta, Regione Lombardia e Governo non si trovano d'accordo nel condividere le strategie da adottare per contenere il Covid-19. Forse ci viene da pensare perché da settimane in Lombardia, in merito all'emergenza coronavirus, c'è una percezione nettamente diversa rispetto a Roma. A scendere in campo questa volta è proprio l'assessore al welfare di Regione Lombardia Gallera, in relazione alle indicazioni diramate dal Viminale sulle attività motorie. Non è questo il momento di abbassare la guardia, dichiara. La circolare diffusa dal Ministero dell'Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante, vanificando gli sforzi e sacrifici compiuti finora. Il provvedimento ministeriale potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora, misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus. Sono in continuo calo i pazienti positivi al coronavirus che dal 24 marzo ad oggi vengono ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi. Questo è il dato più confortante che ci fa capire che siamo sulla strada giusta, spiega l'assessore al welfare di Regione Lombardia Gallera. A martedì 31 marzo sono 1.473 i posti occupati nelle terapie intensive su un totale di 1.600. Dobbiamo chiedervi uno sforzo di scaricare un'applicazione sul vostro dispositivo mobile AllertaLom, spiegano in conferenza stampa gli assessori. Oltre ai servizi della protezione civile, all'interno della app troverete una sezione coronavirus. Dovrete compilare un questionario che al sistema sanitario servirà per mappare il rischio contagio. A martedì 31 marzo a Bergamo sono 8.803 i contagi, più 139 rispetto a lunedì, un dato in linea con i giorni scorsi. Sono decine le persone che a Clusone, come in tanti altri paesi della Bergamasca, sono state vittime di questa brutta epidemia del coronavirus. Circa 70 i morti del comune Baradello dal 24 febbraio ad oggi, una media così alta non si era mai registrata. Questo mercoledì notte è andato avanti lo storico capogruppo degli alpini di Clusone, Aldo Consonni. Un simbolo per Clusone, ma per tutta la Bergamasca, che oggi è a fianco più che mai agli alpini per il grande lavoro che stanno portando avanti per la realizzazione dell'ospedale in fiera a Bergamo. Oggi un altro alpino ci ha lasciato, il capogruppo che per tanti anni ha guidato con impegno e dedizione il nostro gruppo alpini di Clusone. Riposa in pace, il messaggio del gruppo alpini Città di Clusone.
alle 12 di martedì 31 marzo, in tutti i comuni della Valle Seriana si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del coronavirus. A Nembro, unitamente al sindaco Claudio Cancelli, una rappresentanza della giunta e dell'opposizione, il comando di polizia locale con la partecipazione della protezione civile, ha presenziato in piazza a Nembro, avanti alla casa comunale, in segno di rispetto e ricordo per le vittime da Covid-19. Tutte le campane delle chiese di Nembro hanno risuonato in segno di lutto. A Gazzaniga presenti, oltre all'amministrazione, i vigili del fuoco volontari di Gazzaniga.